Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal chiostro del convento dei frati cappuccini di San Giovanni Rotondo, per leggervi quanto Padre Pio scriveva da questo luogo il 26 maggio del 1918 a Margherita Tresca. Una lunga lettera, ma andiamo a prendere un particolare che può anche essere utile per tutti noi, dal volume numero 3 del suo epistolario. Cosa dirti, mia carissima figliuola, per ciò che riguarda il tuo spirito? Non ti dico altro se non che il tuo stato è invidiabilissimo per gli stessi angeli di Dio. Né io mi inganno o sbaglio in questo, né tu sei iniqua. Potessi almeno vedere in parte in me ciò che io sì chiaramente scorgo in te. La luce s'alza e mi fa meriggio, e l'anima tua si spande al sole, ma quando passa e succedono le tenebre, non se ne ha più memoria, ed il Signore toglie anche il ricordo della consolazione avuta affinché le ombre siano perfette. Calmati allora, e tieni per certo poi che queste ombre e questo strazio non sono un castigo condegno alle tue iniquità. Non sei né un'empia né un'accecata dalla tua malizia, ma una delle tante anime elette che si provano come oro al fuoco. Questa è la verità. E se altrimenti parlassi, verrei meno alla sincerità e farei torto alla verità. Nessun peccato scorgo nell'anima tua che possa legittimare i tuoi timori, e perciò le ansie e le agitazioni, le ombre che si addensano nell'anima tua non sono altro che una croce. Ma che sono le ricerche affannose che il cuore si sente di fare incessantemente del suo Dio? Un effetto dell'amore che tira e dell'amore che spinge. E perché l'amore fugge? Per amore e per acuire l'amore.